questi tempi sempre più spesso sentiamo parlare di spazio e attività spaziali. Ancora con più frequenza sentiamo ripetere che l'economia dello spazio e la cosiddetta New Space Economy non sono solo fenomeni già oggi impressionanti, ma sono destinati a crescere nei prossimi anni. Sebbene molti di noi lo ignorino, oggi lo spazio influisce pesantemente sulla nostra vita quotidiana, sulle nostre attività qui, sulla Terra. Perché lo spazio è avanguardia tecnico-scientifica, lo spazio è industria, rappresenta quanto di meglio il genere umano sa fare e inventare. E ovvio, lo spazio è anche business. Ma per chi gestisse una piccola media impresa o una startup, quale sarebbe la strada giusta per entrare in questo business? Questo videocast risponde esattamente a questa domanda, intervistando i protagonisti dello spazio e della Space Economy. Io sono Emilio Cozzi e vi do il benvenuto alla serie Space Trading Pills, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Commercializzazione dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Pillole di commercio spaziale per chi voglia fare business oltre l'atmosfera terrestre. Andiamo! In questa prima puntata di Space Trading Pills incontreremo Luca Del Monte, responsabile del Dipartimento di Commercializzazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Luca, benvenuto a Space Trading Pills. Grazie, grazie, salve a tutti. Luca, partiamo con un quadro di riferimento. Nel 2021 l'Agenzia Spaziale Europea ha istituito un direttorato dedicato alla commercializzazione, all'industria e al procurement dello spazio. Con quali finalità e per quali motivi è nato questo direttorato? Vorrei dire che non è tanto una vera novità, nel senso che la commercializzazione dello spazio non è altro che una dimensione specializzata della politica industriale dell'Agenzia Spaziale Europea. E la politica industriale dell'Agenzia è quella, ha un obiettivo di massimizzare la competitività dell'industria spaziale europea sui mercati globali. Ora, c'è da dire che l'industria europea ha una peculiarità. È un'industria che è molto più dipendente dai mercati commerciali rispetto ai suoi competitor, diciamo, mondiali, in particolare americani, che invece possono basarsi su confortevoli mercati istituzionali nazionali. Quindi per cui la nostra industria è obbligata a essere estremamente competitiva per sopravvivere. E tutto questo accade in un contesto storico dove i mercati commerciali stanno vivendo un'evoluzione che noi nel nostro gergo chiamiamo la New Space, l'evoluzione del New Space, causata da una convergenza tra, direi, l'economia digitale, la digital economy e l'industria spaziale. E questo ha provocato un'introduzione, diciamo, di nuovi modelli di business, l'arrivo anche di nuovi capitali di rischio sul mercato, nuovi attori, però in realtà l'arrivo di questa nuova cultura ha provocato una rivoluzione, ed è soprattutto una cultura, una rivoluzione che riguarda l'appetito per il rischio, dunque l'accettazione del rischio, che è una, diciamo, in un settore risk adverse, dunque assolutamente contrario alla, diciamo, agli incidenti tecnici come quello spaziale, dove cerchiamo di massimizzare le performance delle nostre missioni minimizzando i rischi, chiaramente ha invertito tutti i paradigmi. E in questo contesto il tuo dipartimento che ruolo ha? Il nostro obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo e la crescita di una nuova generazione di imprenditori del settore spaziale europeo. E veramente cominciamo dalle basi, dai nuovi talenti. Non per niente abbiamo addirittura creato dei corsi universitari per avvicinare le nuove generazioni di ingegneri, di professionisti, diciamo, a questo settore. Corsi universitari a livello anche di dottorato sulla Space Commercialization, e il primo addirittura l'abbiamo lanciato già al Politecnico di Bari. Secondo obiettivo è quello di creare nuovi mercati spaziali, e sono mercati che diciamo, mercati come le operazioni in orbita o mercati dell'in orbit demonstration, in orbit validation di nuove tecnologie, ma addirittura l'economia lunare.
Per tutto questo non è un segreto, servono soldi. Dunque il supporto pubblico, come al solito, è importante, ma di più in più questa rivoluzione di cui parlavamo prima del New Space sta portando l'arrivo di nuovi capitali privati e questa è una vera novità. Ora, da che cosa sono motivati questi capitali privati? Chiaramente dalle opportunità crescenti, sempre maggiori, offerte dalla space economy. Una space economy che è ancora relativamente piccola, l'anno scorso valeva all'incirca 460 miliardi di euro a livello globale, ma ci sono delle predizioni che arriverà ben presto a 1000 miliardi, dunque in un contesto così difficile e teso come quello geopolitico attuale, trovare un settore economico in così rapida crescita chiaramente insomma, è qualcosa che attira immediatamente gli imprenditori. Ora, li attira, è chiaro che gli ultimi anni non sono stati facilissimi e hanno visto una crescita esponenziale con poi una flessione a livello globale. L'Europa però, sarà poi anche forse merito di quello che abbiamo cominciato a fare, si è risvegliata in questo campo e l'anno scorso abbiamo visto una crescita del 66% degli investimenti di venture capital nel settore spaziale solamente in Europa. Ecco, vorrei che andassimo direttamente al cuore della questione, Luca. Ipotizziamo io sia una PMI o una startup spaziale. In che modo l'ESA potrebbe darmi una mano? In che modo potrebbe aiutarmi a sviluppare e sostenere il mio business? Allora, questa è un'ottima domanda perché tantissime aziende, piccola e media impresa, startup, ci dicono tutti i vantaggi che hanno a lavorare con noi dal punto di vista tecnologico, ci raccontano di quanto apprendono dai nostri technical officer lavorando con noi, seguendo i nostri contratti, i nostri sviluppi. Allo stesso tempo ci dicono anche che tutto questo ha un prezzo molto elevato per un'azienda di taglia piccola, medio piccola o addirittura una startup, perché avere questo bollino di qualità che deriva dal lavorare con l'agenzia significa pure esserselo guadagnato e non semplicemente da un punto di vista tecnico, ma anche una lotta contro la burocrazia. La macchina ESA è una macchina estremamente complessa, anche difficile da comprendere, da navigare per entrarci. Dunque, la prima cosa che che noi cerchiamo di fare per le piccole e medie imprese, le start-up, è quello di facilitare l'accesso all'ESA, dunque semplificare tutto questo, ed è per questo che abbiamo creato un unico punto d'ingresso chiamato l'ESA Commercialization Gateway, un cancello proprio, che anche funziona sia da scambio direzionale, diciamo, dove possiamo indirizzare automaticamente le varie richieste provenienti dalle più diverse tipologie di stakeholders, possono essere degli investitori, degli imprenditori, delle persone che vorrebbero idealmente diventare degli imprenditori ma non sanno neanche da dove cominciare nel settore spaziale. Ecco, a seconda della tipologia di richiesta, noi indirizziamo queste persone secondo i canali più idonei. In più lavoriamo anche come un help desk, dunque al limite insomma possono contattarci direttamente. È chiaro che l'ESA ha dei programmi di sviluppo tecnologico da ormai 50 anni ben conosciuti, che continuano a esistere e sono di gran successo, ma a fianco e in parallelo a questi programmi di ricerca e sviluppo tecnologico ben conosciuti, e a fianco a questi abbiamo cominciato a dispiegare una serie di misure che accompagnano lo sviluppo del business attraverso tutto il ciclo di vita dell'impresa, partendo veramente dalla generazione dell'idea alla protezione dell'idea attraverso le patent, i brevetti, passando poi alla creazione dell'impresa con l'incubazione, il Business Incubation Center. Oggi ne gestiamo 88 siti fisici in tutta Europa con oltre 1500 aziende che sono state incubate, già sono passate per questi incubatori. Dunque, a questi abbiamo aggiunto anche gli acceleratori di business,
per migliorare le capacità degli imprenditori su certe specifiche tematiche. Abbiamo creato e stiamo sviluppando in questo momento una rete di FILAB cosiddetti, sono dei nuovi laboratori dove l'università incontra l'ESA e l'industria per offrire agli imprenditori o ai giovani ricercatori la possibilità di rapidamente sviluppare e testare nuovi concetti di business. Alla fine di tutto questo processo, dando accesso ovviamente anche a tutte le competenze tecniche di ESA, i nostri laboratori, i nostri ingegneri, abbiamo creato un marketplace, un commercato, una specie di Amazon dello spazio che serve a far rincontrare la domanda e l'offerta, banalmente come qualsiasi mercato, e dunque a facilitare l'incontro di questi imprenditori con potenziali nuovi clienti ed esplorare nuovi mercati. Tutto questo è importantissimo per noi perché ci consente di connettere gli imprenditori con gli investitori, dunque i venture capital, ed è per questo che a fianco a tutta questa serie di servizi che offriamo agli imprenditori abbiamo anche creato una nuova filiera di servizi per gli investitori, per aiutarli a fare le scelte migliori, le due diligence migliori. Ed è un approccio valido anche per le aziende cosiddette non endogene, quelle non spaziali? Ah, assolutamente sì, e questo è un discorso a parte che noi chiamiamo il trasferimento tecnologico, il technology transfer. Technology transfer che storicamente è stato sempre inteso come uno spin-off, cioè tecnologie sviluppate nel settore spaziale che poi vengono utilizzate nel settore non spaziale. Ecco, per fare... e dunque per aiutare in questo senso anche le industrie, in particolare le piccole e medie imprese, le start-up del nostro comparto, a sviluppare rami di azienda basati sulla stessa tecnologia, ma che possono offrire business in altri settori industriali. Questo per rafforzarle, anche perché comunque il settore spaziale rimane relativamente piccolo. Per facilitare queste cose, quello che noi facciamo, mettiamo a disposizione di chiunque, dunque di tutti gli imprenditori o ricercatori europei, gratuitamente il nostro portafoglio di patent, dunque di brevetti dell'ESA. E una volta che si è identificata l'imprenditore o ricercatore, abbia identificato il brevetto più interessante, a questo punto noi possiamo valutare la possibilità di finanziare studi di fattibilità, studi di dimostrazione, fino a scale-up industriali per il trasferimento tecnologico. Ora, a questa dimensione abbiamo anche aggiunto ora la dimensione degli spin-in, ovvero sia dove andiamo a parlare con l'industria non spaziale, con i nostri broker che identificano delle tecnologie interessanti per il settore spaziale e aiutiamo il trasferimento tecnologico in senso inverso. Luca, qual è l'iter che dovrei seguire per beneficiare del vostro supporto? Guarda, ritorno a quanto ti ho detto prima. Oggi ti dico, vai semplicemente sul sito ESA Commercialization Gateway, troverai tutte le risposte e, se non le dovessi trovare, troverai i numeri di telefono e l'email delle persone che potranno darti un aiuto direttamente. Dunque, prendiamo veramente gli imprenditori, la futura generazione di imprenditori, mano nella mano e li accompagniamo in questo viaggio. Luca, e se invece fossi un investitore, come potreste aiutarmi? Ottimo, per questa categoria di stakeholders che ci sta molto molto a cuore, abbiamo creato un network. Dunque potresti diventare partner di questo network sempre facendo domanda attraverso il Commercialization Gateway oppure contattandomi direttamente, e casomai la tua domanda fosse ritenuta e diventassi veramente un partner dell'agenzia, in questo caso noi offriremo i nostri servizi di due diligence, dunque possiamo diventare partner e membri dell'advisory board, dare i nostri consigli sia sulla tecnologia ma anche sugli aspetti di mercato. Dunque è un network che oggi ha circa 30 membri, sta crescendo ogni giorno e beneficia veramente di un accesso diretto a tutta la nostra pipeline di aziende incubate nel nostro network. Ringrazio Luca Del Monte, responsabile del Dipartimento Commercializzazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Per noi invece l'appuntamento rimane qui, sui canali dell'ESA, con Space Trading Pills, video pillole per chi vuole fare commercio oltre l'atmosfera. Fino ad allora, come dicono gli astronauti, per Aspera, ad Astra.